a tutti, riconosco come il titolo di questo filmato sia un po' pretenzioso, però quello che volevo fare era semplicemente condividere un'esperienza con voi. L'esperienza in questione sono gli esperimenti di scrittura nello stile dei compositori fiamminghi del 400-500, che mi hanno sempre affascinato, sia per la bellezza che per la complessità delle loro composizioni. Però, ovviamente, prima di cominciare a prendere lezioni in conservatorio, qualsiasi tentativo era destinato al fallimento. Quello che molto semplicemente in realtà serve è essere ben impostati in armonia e aver preso qualche lezione di contrappunto. Comunque, l'ingrediente fondamentale nella scrittura dei polifonisti fiamminghi era in realtà la stessa identica scrittura su Cantus Firmus sulla quale si esercitano gli studenti di composizione in conservatorio. Molto semplicemente, una volta che uno è ben impostato in armonia e sa muovere le voci, è abbastanza intuitivo anche il contrappunto. Però, di sicuro, la capacità di saper scrivere su Cantus Firmus è qualcosa che deve essere considerato una capacità a parte. Allora, in realtà, la legge fondamentale del contrappunto è una, ed è che tutto ciò che è sul tempo forte deve essere una consonanza. Partendo da questo presupposto, è in realtà più semplice di quel che uno potrebbe pensare. Scrivere anche una composizione in stile fiammingo, o almeno non è così trascendentale. Una cosa importante è notare come spesso il Cantus Firmus procedeva a una velocità sta inferiore a quella delle altre voci. Un esempio potrebbe essere un tentativo di stesura di mottetto a quattro voci partendo da un Cantus Firmus ben conosciuto, quale per esempio può essere il canto gregoriano Puernatus est nobis. Allora, tutto quello che bisogna fare è selezionare una cosiddetta talea, ossia un modulo ritmico fondamentale sul quale puoi applicare il tenor, che una volta diventato un color potrà essere utilizzato come cantus firmus sul quale tessere le altre voci. Un modulo può essere per esempio quello cosiddetto longa brevis, ta 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 ta. In altre parole, volendo potremmo dire semiminima croma, oppure, visto che il tenor si dovrà muovere ad una velocità che è pari alla metà di quella delle altre voci, questo perché deve comunque consentire alle altre di intessere delle melodie apprezzabili sopra di esso, nel nostro caso invece diventerà inevitabilmente più lento, potrebbe diventare il doppio o anche 4 volte più lento, ovvero sia in questo caso sarà una scrittura del tipo semibreve minima. Ok, a questo punto la cosa migliore da fare è estendere l'intero Cantus Firmus, poi si può lavorare sulla melodia. A questo punto si potrà aggiungere un buon basso e un contralto. In questo stile la cosa più importante è però che ci sia una buona concordanza tra la melodia, il soprano, e il cantus firmus, il tenore. Il basso e il contralto di fatto fungono un pochino spesso da riempimento. In realtà non è un problema. Non è un problema così stringente quello della polifonia, perché una voce ben condotta, anche secondo le regole dell'armonia, è una melodia di fatto. La cosa più sorprendente è che in realtà non è così difficile neanche scrivere esattamente come scrivevano loro. Ho qui un piccolo esempio non molto sviluppato in cui ho provato a stendere un mottetto, ho finito
subito dopo le prime battute. Comunque, qui si può vedere il tenor. Un attimo, ok. I valori lunghi e poi sopra si può stendere la melodia al soprano. Ok, nella pagina a fianco poi aggiungeremo il contralto in alto e il basso in fondo alla pagina. Non è in realtà così difficile, con un po' di esercizio ce la si può fare. Comunque bisogna ricordarsi sempre della legge fondamentale del contrappunto. Sui tempi forti ci vogliono le consonanze. Va bene, spero abbiate apprezzato, arrivederci.